Tornati incredibile su un nuovo episodio di Bendy and the Ink Machine, dove dobbiamo sopravvivere al demone incredibile. Ragazzi, giornata mistica di registrazione incredibile, non potete capire, sono giornate folli. Tra io che sto provando a finire di editare, per quando vedrete questo video, il 4 chiacchiere di Poppy Playtime, ragazzi, che sarà venuto un video di minimo un'ora di puro godo su Poppy Playtime. Ragazzi, sono giorni che sto provando a editare quel video, ragazzi, sto facendo veramente le ore piccole, dir poco, incredibile. E oggi, pazzesco assurdo, ho registrato 3 video godosi che vedrete prossimamente e ho iniziato a registrare anche l'anti-show episodio 3, incredibile. Come vi avevo promesso, questo revenge arc, pazzesco assurdo, sarà denso di video, mamma mia, tornerà a sapore di godo. Ho già comprato alcune patatine spicy che vedrete in futuro. Ci sarà la serie con il nonno di papà Castoro, la serie nuova con il King, poi ci sarà lo special finale, la serie di Minecraft. Ragazzi, questo arco narrativo prima del secondo anniversario del canale, ragazzi, sto lanciando tutte le bombe incredibili. Detto questo, mood Bendy. Allora ragazzi, ve lo dico sinceramente, l'ultimo episodio mi ha sconvolto in maniera mistica, perché le emozioni che ho provato nell'episodio scorso di Bendy difficilmente le ho potute provare in un genere come il mascot horror gaming pazzesco e assurdo. È stato un episodio pazzesco, c'è stata la boss fight del tizio che costruiva le giostre che è diventata una giostra, il colpo di scena con Alice che c'è un'altra Alice e c'è un altro Boris, il combattimento con Boris, ci regalano questo specchio che ci fa vedere le scritte come se il demone volesse parlare con noi, quindi noi abbiamo un legame sus con lui. Ragazzi, c'è un quantitativo di roba assurda. Direi di buttarci nel capitolo 5, se non sbaglio. Sì, chapter 5, ragazzi. 3, 2, 1, let's go. E la cosa che mi fa ridere è che il capitolo 3, in tutto questo, è l'unico che ho dovuto dividere in due per quanto era lungo. Più che altro, sapete perché? È uscito sul canale adesso, quindi per questo volevo dire sta cosa. Essendo che io non avevo capito da bravo fagiano che potevo usare l'ascensore per fare su e giù, io quel video ci ho messo tipo un'ora, minimo 20 minuti di quel video tagliati, sono io che salgo e scendo le scale, perché non capivo dove trovare le cose per la missione di Alice. Abbiamo sbloccato questa cosa qui che ci ha dato l'altra Alice, incredibile, con il click destro. Noi dobbiamo scappare da questa specie di prigione sus e, se ricordo bene, Boris e Alice sono scappati perché sta arrivando Bendy palestrato, come lo chiamo io, che vuole fare fuori tutti quanti. Quindi direi di usare questo nuovo potere per trovare una via di fuga. Non so se questi disegni li ha fatti Bendy, questa è una mia idea. Guarda dentro. Ah, ok, la chiave è dentro il cesso? Oh yeah, ha un tubo. Ok, abbiamo un'arma, quindi possiamo scappare. Sono presissimo, veramente non ho idea di come possa finire la nostra avventura in questo primo gioco di Bendy, ragazzi, lo dico sinceramente. Io l'unica cosa che ho ipotizzato, che vi ho detto negli scorsi episodi, è il fatto che secondo me il finale, se esiste un finale perfetto, io me lo sono perso, perché secondo me non ti devi mai far prendere da Bendy. Ah, ma sono pesci veri, non sono disegni. Ma dai, è un acquario. Follow me. Ma chi è che ci ha scritto queste cose? Sono intrigato, ragazzi. Per adesso il combat system di Bendy mi piace. Com'è morto, scusami? Stavo dicendo che il combat system di Bendy mi piaceva. E questo tizio è morto random, va bene. Ah, giusto, nell'altro episodio Bendy poi ci ha aiutato e ha ucciso quel tizio col proiettore in testa. Ragazzi, è successo di tutto nello scorso episodio. There is something in the river. C'è qualcosa nel fiume, va bene. Qui c'è un altro checkpoint. Dobbiamo usare questa barca per andare via. Ma io mi chiedo, dove sta la Alice waifu buona e Boris Chad? Segui il flusso del fiume d'inchiostro. Suggerimento: premi e tieni l'acceleratore della chiatta. Ah, attenzione, allora qui è pericoloso, eh. Se mi danno la possibilità di fermare la barca, vuol dire che devo stare attento. Ah, ok, sono arrivati qua, vedi c'è un'altra barca. Sembra che ci sia qualcosa che è bloccato nell'elica. No, 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 no. Cos'è quel coso, amici? Ok, c'è una mega mano che ci segue, non promette bene. Corri, barchetta laggiù, na, 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 corri sempre di più, falsa barchetta, corri, 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 corri. Certo, va a un frame orario. Ancora sti cosi, via, via. Via, via, bisogna correre qui, amici, via, via. Ci sono queste specie di slime molluschi che mi bloccano. E non posso girarmi, purtroppo, ragazzi, quindi non so che sta succedendo, ma quella mano ci sta seguendo, tipo lo squalo. Però è una mano, ancora. Dietro di noi fortissimo, ragazzi, via, 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 via. Fa impressione, ragazzi, sembra la mano di un Bendy gigante pure, eh? Ci mancava solo un Bendy gigante.
Ah, c'è un pescatore sus. Pensa un po'. Beh, tutto poteva aspettarmi tranne un luogo simile. Allora, fammi capire, una mano ci ha inseguito, siamo arrivati in un porto. E qui c'è un tizio che pesca. Vabbè, ragazzi, ok, figo. Tra l'altro non abbiamo ancora capito cosa diavolo sono questi. Cioè, io penso siano tipo anime di persone morte rinate sotto forma di inchiostro, però sono diverse dagli slime che ci attaccano. Quindi forse queste sono persone, gli slime no. Sus. Once people now fallen into despair. Quindi una volta erano persone, adesso sono cadute nella disperazione. Va bene. Ok. Ho fidato di te, ti ho dato tutto. Ah, ma questo è il tizio! È il tizio che pensavo avesse eliminato Benny! E vabbè ragazzi, ma quanti colpi devo dare a quest'uomo? È fortissimo! Ragazzi, ma è fortissimo? Oh! No, non guardarmi, vai via! Mi hai mentito. Hai detto che sarei libero? Ti renderò libero adesso. Togli la testa dalle spalle. Boris, fai qualcosa, ti vedo! Pecora, 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 è tempo di... Oh, ci ha salvato Boris, meno male. Quindi non era morto, questo era il tizio Sammy, secondo me. Grazie Boris, un fratello. Oh! Ma perché Boris è così patato? Ah, ecco Alice. Sei fortunato che eravamo nel quartiere. Era lui. Io non penso così, i ricercatori e i persi hanno costruito questo posto. Lui sta arrivando, è il momento, tutti insieme ragazzi, è diventato un team, un combattimento di team incredibile. Forza, lasciate stare i miei amici, li uccido tutti. Sperando di non crepare io però, amici. No, 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 oppure questi? Combattimento incredibile. Pazzesco, è assurdo ragazzi, che figata. Sto per morire. No, no, questo è armato, via, 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 via da me, via da me. No, 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 via, via, via. Alice, aiutami. Grande. Ok, io ho dato un colpo fortissimo in testa. Ancora. Via, via. Ma quanti sono sti cosi? Oh. Via, via. Questi sono fortissimi con l'elmetto, sono tipo dei tank assurdi, guardali. Devo mandare avanti loro per forza, ragazzi, perché... Io non ho tanta resistenza al damage. Via via. Alle spalle. No, 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 via, c'erano tutti con me. No, 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 via, va. Boris, aiutami. Il problema è che ho un'ascia, ragazzi. Ok. Oh, ma quanti sono sti cosi? Oh! Basta! Mi hanno dato un achievement che si chiama fai fare il lavoro agli altri. Però io sto combattendo, amici. Non è vero questa cosa. Ancora, basta! È assurdo, ma ragazzi, ma quanti sono? Ma secondo me c'è qualche trucco che non so, eh. Cioè, secondo me bisogna scappare, tipo. Non credo dobbiamo ammazzarli tutti. Ok, no, ok, ok, ce l'abbiamo fatta. Molto figo. Praticamente abbiamo eliminato tutti quelli che negli scorsi episodi abbiamo detto: ah, ma questi che fanno? Semplice, aspettavano l'occasione per eliminarci. Abbiamo pure ucciso Sammy. Cioè, non è che l'abbiamo ucciso, insomma, l'abbiamo quasi sconfitto. Te pareva? Ragazzi, che dovete fare? La nostra vita è dura in questo gioco incredibile. Qual è l'obiettivo? Trovo una nuova uscita. Vabbè, grazie. Ok, va bene, andiamo dentro film molto allora. Drenare il passaggio. Suggerimento: trova le tubazioni. Ah, mi servono una marea di pezzi di tubi, capirai. Thomas Connor. Rapporto sullo stato di avanzamento per l'ufficio Gent. Cliente Joe Drew Studios. Anche se stiamo facendo progresso, le nostre aspettative stanno cambiando. Quello che era iniziato come una macchina per modellare semplicemente figure a grandezza naturale, ora sembra pendere dalla magia piuttosto che dall'ingegneria. Vedi, c'è roba sus. Anche se il signor Dio rimane convinto di essere lo stesso, il processo di passare il film dai disegni attraverso la macchina sta andando molto bene. Abbiamo avuto diversi quasi successi. Stranamente, il primo personaggio creato è stato un tentativo fallito. Assomiglianza di un personaggio di nome Ben, di cazzo. Quindi quello
quello che io chiamo Bendy palestrato è il prototipo di come doveva essere Bendy. Beh, minchia, avete fatto un lavoro non buono, ragazzi. Come avete fatto a toppare così tanto? Da un esserino piccolo e carino a farlo diventare quella creatura mostruosa, amici. Come avete fatto a fallire così miseramente? Da quel momento nessun altro tentativo di questa particolare figura è apparso. E cosa è successo? Non lo so. C'è qualcosa di strano in lui. E beh, ci credo. Allora, ragazzi, a me servono i tubi. Dove troverò i tubi incredibili? Questa cos'è? Ah, ok, questa. Molto bene. Infatti, non abbiamo armi. Ha un'altra registrazione. Joe Drew, a pavo lui. Un piccolo promemoria per tutti gli uffici di gestione. Le voci hanno detto che non possiamo più tollerare l'idea che l'azienda sia in qualche modo in difficoltà finanziaria e realistica. È una tremenda menzogna su di noi. Ho anche imparato che alcuni incompetenti del magazzino non fanno affidamento sulla mia conduzione, forse. Come leader guido sempre la barca, guidando il nostro destino, guardando il panorama generale. Non c'è bisogno che ti preoccupi di cose così complicate. Fai quello che fai e fidati del tuo capo, che sono io. Ragazzi, mi sa che sarà dura qua. Questo livello mi sa di difficile, eh? Ragazzi, io sto trovando, come dire, è la terza registrazione, ma io voglio i tubi, non le registrazioni, ragazzi. Basta registrazioni. Wally Franks, sembra che oggi sia il mio giorno fortunato. Ieri stavo pulendo alcune stanze intorno alle 2 di notte. Cosa pensi che abbia trovato in una delle sedie? Una becca torta di cioccolato, seduta lì. Cosa? Praticamente urlando il mio nome. Sai, lavoro sodo. Ma sai cosa manca in questa compagnia? Piccoli vantaggi. Questa torta qui è un regalo. Spero che nessuno scopra cosa ho fatto, perché se lo scoprono so cosa succederebbe. Secondo me sto sbagliando qualcosa io, ragazzi. Non è possibile che non trovo neanche un tubo. Un'altra registrazione? Joe Drew, ascolta Tommy, so che voi ragazzi di Ghent state facendo il meglio, ma sto parlando per le attrazioni viventi, non per le abominazioni bizzarre. Qualunque cosa fosse quella cosa sorridente che ho visto camminare nel tuo salotto, faresti meglio a tenerlo chiuso in chiave, mi sa che quel Bendy prototipo. Capisco che è stato il primo tentativo, ma immagina se la stampa l'avesse visto, potrebbe spaventare gli investitori. E rispondendo al suo ultimo memorando, se dici che i tuoi fallimenti accadono perché queste cose non hanno un'anima, allora cazzo prendi un'anima per loro. Dopotutto ne possiedo migliaia di queste. Eh sì, ragazzi, loro volevano aprire un business, ragazzi, con, invece che con giocattoli, con cartoni animati 3D viventi. Io però, ragazzi, sono disperato perché non trovo i tubi. Cosa sto sbagliando? Incredibile, ragazzi. Ok, abbiamo trovato l'ufficio di Joe Drew addirittura. No, ragazzi, è il quinto audio che sento, se non il sesto, record. So quanto questo ruolo significhi per te, Susie. Alice significa molto anche per me. In realtà ti dirò un piccolo segreto. Credo anche che i miei personaggi siano più che semplici disegni. Sono vivi. Loro sono parte di noi. E voglio che la gente li conosca bene come me. Voglio che le persone li salutino e vogliono passare un pomeriggio con loro. Li adoro. Susie, sarò onesto con te. Sto preparando un piccolo progetto, una piccola cerimonia. Se funziona, molti sogni diventeranno realtà e voglio che tu ne faccia parte e voglio che tu faccia rivivere Alice. Cosa ne dici? Lui non ha fatto un patto con nessun demone. Lui ha fatto degli esperimenti, non so come, e ha evocato quel Bendy finto. No, scusate, non ha evocato quel Bendy finto, il risultato è stato quel Bendy finto, quindi lui non ha fatto un patto con il demone. Non c'è la roba demoniaca, credo. Cioè lui ha creato una macchina che li rende vivi e il primo esperimento fallito è quel Bendy. Quindi, ragazzi, cambia tutto, non altro che roba demoniaca sus. Qui c'è solamente la voglia di creare cose usando tecnologie sus. No, non ci credo. Cioè, devo costruirmeli i tubi ogni volta. E io come faccio ogni volta a tornare al punto di partenza? Ma io non me la ricordo la strada. Ah, pure Bendy arriva. Vabbè, ragazzi, ma dai, ma questa è crudeltà, cavolo. Adesso che mi sono fatto il tubo arriva Bendy. Ma l'ho preso il pezzo di tubo? No, ovviamente no, ragazzi. Mi sa che vi dovrò fare un taglio, perché altrimenti questo video viene lungo 2 ore e io volevo andare avanti. Quindi, ragazzi, taglio incredibile e ci vediamo quando riesco a fare questa cosa. Adesso lui mi insegue, vi faccio vedere come levarvi l'aggro di questi cosi, ragazzi. Guardate, eh. Opla! Vi buttate nel mare d'inchiostro e lui magicamente torna indietro. L'ho scoperto dopo 20 minuti, però ne è valsa la pena. Ok, ragazzi, e so due, dai, devo tornare un'altra volta lì. Ora ce ne ho 3 addosso, ragazzi. Come farò? Semplice, mi butto nell'inchiostro e loro 3 andranno via, incredibile. Opla, 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 e voilà! E si disagrano. Ah, godo. Oh, ragazzi, se Bendy non verrà a darci fastidio, potremo finalmente aver fatto questo tubo, ragazzi. Mamma mia. Ci ho messo una quantità di tempo che veramente ce ne potevo mettere meno della metà, però è andata, va. Tutte le registrazioni le abbiamo sentite, quindi sono abbastanza soddisfatto. Suggerimento, cerca la cassaforte? Ok. Ah, lo tenevano nascosto qui il Bendy prototipo, wow. Ma non sarà piacevole. Il demone dell'inchiostro ha qualcosa di cui abbiamo bisogno. Vengo dopo di lui. Nella sua tana. Are you crazy? That's where the trail seems to lead. Probably through that door.
Okay. But it won't be easy to open. Okay. I'll need 3 gears, a crowbar, some kind of counterbalance. Best scena di tutto il gioco a mani basse. Lei che dice mi servono dei pezzi per aprire la porta. Arriva Boris e Chad con il suo braccio meccanico incredibile e distrugge la porta, ragazzi. Beh, effettivamente vedendola adesso è proprio un ben divenuto male, porello. Oh, eccola la macchina dell'inchiostro. Non vedo nessun altro modo, niente, per costruire una zattera. Dovremmo attraversare a piedi. We're not like you, Henry. Non siamo come te, Henry. If we go in there, se andiamo lì, raramente vedrai una goccia d'acqua nell'oceano di nuovo. Ah, allora se lo toccano muoiono. And I don't even know what I'm doing here. Ok. I don't even know why this is all happening. Bella domanda. You're here for a reason, Henry. C'è sempre una ragione. There's always a reason. Even when you can't. Anche quando non puoi capire. Dall'inchiostro vengono, dall'inchiostro tornano. È arrivato il momento. Set us free. Liberaci. Beh, è stato bellissimo, Alice. È stato bellissimo, Boris. È il momento di andare. Potrebbero almeno darmi una pistola. Ah, com'è simpatico il nostro protagonista Sus. Un'astronave più che una macchina dell'inchiostro. Ah, ma questo te lo dico io, è il trono del Bendy Fake. Semplicemente ispiratore, ciò che una persona può conquistare con le proprie mani. Una manciata di fango può avere significato se lo strangola con entusiasmo sufficiente. Guarda cosa abbiamo costruito. Abbiamo creato la vita, Henry. Non solo sullo schermo, ma nel cuore di chi intrattiene con le nostre animazioni chic. Ma quando hanno smesso di vendere i biglietti, quando sono arrivate le prossime novità, rimangono solo i mostri, ombre del passato. Ma puoi salvarli, Ernie. Puoi rimediare a tutto. Sì, alla fine è colpa nostra, non abbiamo fatto niente noi. C'è solo una cosa che Bendy non ha mai saputo. Era lì per il suo inizio, ma non ha mai visto la sua fine. Eccolo. Mi fa quasi pena però lui, non lo so. Ah, ecco, perfetto, ora non mi fa più pena. Ma quanto sei bello. Ma che bei dentini. Aia. E io che devo fare, amici, qua? Si scappa, si fugge, si... Ok, ho premuto una leva, non so che devo fare. Devo premere leve? Quella era la terza leva, ragazzi, Ok. Ok, ragazzi, perfetto. Abbiamo aperto la porta. E mo? Ok. Che ride adesso? Oh, io, ragazzi. Qua mi sa di boss finale. Ok, una valvola. Eccolo fatto. Tesoro, ma quanto sei bello. Mamma mia, quanto corre. Che devo fare? Come lo affronto sto coso? Sempre disarmati in questi giochi incredibili. Ma è una Ok, devo rompere sti cosi. Mi sa, via. Mamma mia, mi schivo la fame. Eccolo. No. Sì, però, amico, però, tu sei grosso, amico. Devo rompere. Ah, da sta parte? Credo deve rompere sti quattro cosi, però. Non è semplicissimo, amici. No! Ti prego, no, amico, uccidere adesso, ti prego, non mi uccidere adesso, ti prego. Ho vinto? Via. Che devo fare? Ah, ho inserito il disco della fine! Sei finito, Bendy mostro! Fighissimo, parte il cartone animato finale, lui muore. Così, fighissimo. The end. Però ripeto, provo quasi pena per lui, Morello. Lui in fondo è andato sbagliato, Morello. Si è cotto male. Wow. Bella la scena finale. Colori finalmente, ragazzi. Ho i brividi. Cioè, era tutto un incubo, mi vuoi far capire? Serio, ti immagini? Era tutto un sogno? Ora c'è nostra moglie che ci dice buongiorno, stanotte urlavi così tanto. Che cosa hai sognato?
Sono sketch. È tutto quello che abbiamo fatto noi nel gioco fatto a fumetto. Vedi, sono, questo è il primo capitolo, secondo capitolo. Il tizio col proiettore in testa. Noi che affrontiamo Boris. Ecco, questa è una di quelle robe che mi dovrei leggere, però magari. Però, ragazzi, è scritto così piccolo. È un bel po' dalla nostra ultima lettera. Questa mi sa che è la lettera di inizio gioco. Ci sarà nostra moglie che ci prova da mangiare, tipo? Colazione? Buongiorno. Come l'ho detto? Non è la nostra moglie. Now you're just trying to impress me. But I know, you have questions. You always do. Ma è Drew? The only important question is this. Who are we, Henry? Chi siamo noi, Henry? I thought I knew who I was. Pensavo di sapere chi ero io. But the success starved me. Mi ha fatto venire fame. Nothing left but lines on a page. Okay. In the end, we followed two different roads of our own making. Okay. You, una bella famiglia. Family. Me, io, a crooked empire. Un impero corrotto. And my road burned. E il mio percorso è bruciato. I let our creations become my life. The truth is, you were always so good at pushing, old friend. Pushing me to do the right thing. Okay. You should have pushed a little harder. Dovevi insistere un po' di più. Henry, come visit the workshop. Vieni a visitare il vecchio workshop. There's something I need to show you. C'è una cosa che voglio mostrarti. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. È un loop eterno. Non poche domande, cioè ce n'ho un miliardo di domande io. Wow. Quindi è un loop infinito, perché la fine è l'inizio e l'inizio è la fine. Quindi la macchina dell'inchiostro ha spaccato il tempo e lo spazio, facendoci vivere un loop eterno. Ah, ok, come l'ho detto, non è finita. Vedi la macchina lì, finta però. Qui c'è Bendy, Alice e Boris. Congratulazioni per il tuo successo e il tuo migliore amico Henry Stan. Non farmi occhiolino, eh. Raccontami un'altra storia, Uncle Joey. Hai sbloccato il cerca oggetti in tutti i capitoli precedenti. E hai sbloccato gli archivi? Seleziona il capitolo. 1, 2, 3, 4, 5. Archivi. Ah, io non lo tocco che cos'è archivi, ragazzi. Lo vedremo nel prossimo episodio. Magari un altro mini livello, lo faremo insieme, ragazzi. Io mi fermo un attimo, devo parlare un attimo con voi. Cioè, tutto quello che noi abbiamo visto si vedeva nel finale dal vivo. Pure la macchina. C'era quel macchinario che forse era pure rotto, ma noi l'abbiamo preso per farci il disegno. Non capisco se la macchina è stata creata veramente o no, perché noi di fatto tutto il gioco, ecco perché è in bianco e nero, perché noi siamo dentro il cartone animato, cioè dentro il fumetto siamo. Quello che lui ci voleva far vedere è che è riuscito a creare un modo per entrare nei fumetti. Forse è questo che il gioco intende. Quello era il mondo reale. Noi siamo andati da lui. Lui ci ha detto: ti voglio far vedere una cosa dopo tanto tempo che non ci vediamo. E lì ci ha fatto qualche cosa. Si è attivata forse quella, la macchina vera o qualcosa. E noi siamo entrati nel fumetto. Appena entrati nel fumetto, noi abbiamo la missione di capire che succede e trovare Henry. Perché siamo nel fumetto, quindi non abbiamo più coscienza del fuori. Abbiamo coscienza del dentro. Secondo me è una roba del genere. Perché c'erano le tavole disegnate, quelle erano le cose che abbiamo fatto noi. C'era la macchina finta lì, i quadretti, non lo so, ragazzi. Prima che su questo scheletro vengano a interrompermi il video, direi che questa puntata può finire qua. Noi ci vediamo nel prossimo episodio che si chiama Archivi. Non so che succederà, forse è una cinematic, non lo so, però lo vedremo nel prossimo episodio incredibile. Ragazzi, sto delirando, che il gol sia con voi e ci vediamo al prossimo episodio.